Buongiorno, oggi ci troviamo di nuovo alla Pietrafagnana, che sarebbe il posto in cui vi ho portato in un video che ho condiviso quest'estate, però nel periodo nell'ora del tramonto. Invece qui oggi siamo venuti all'alba, e perché in realtà da qua l'alba non l'ho mai vista. Il cielo si sta schiarendo molto molto rapidamente, in realtà sono in anticipo di mezz'ora, quindi ancora c'è un attimo di tempo per capire quale inquadratura fare, però penso che sia ora di muoversi. Purtroppo le condizioni non sono esattamente quelle che speravo di trovare. Sinceramente speravo che nel cielo ci fossero più nuvole magari, così che almeno il sole potesse colorarle, però tutte le volte che vado a scattare l'alba, come anche nel video precedente, non riesco mai a trovare nessuna condizione particolare nel cielo, più che altro semplicemente un cielo piatto, molto aperto, cristallino, che sì, è bello, però se ci fossero delle nuvole sarebbe un sacco meglio. Quindi, visto che comunque la situazione qui sta migliorando mano a mano, vedo di posizionare la macchina fotografica e poi vi faccio vedere l'inquadratura che ho trovato. Ho trovato la mia composizione, ancora il sole deve sorgere, però già ho notato che i colori si stanno smorzando immediatamente, sta sorgendo praticamente un'alba molto bianca. Comunque, io intanto ho trovato la mia composizione. Come vedete dalla macchina fotografica, perdonate il rumore digitale perché ho dovuto alzare parecchio gli ISO per riprendere bene la scena. Come potete vedere nell'inquadratura ho questo piccolo cespuglietto qui in primo piano e probabilmente farò uno scatto con il fuoco buttato su di lui e il resto tutto sfocato, perché potrebbe venire abbastanza carino e dare una buona tridimensionalità all'immagine. Poi dietro il cespuglio, come potete vedere, nel piano di mezzo ci sono tutti questi prati, questo pratone, con tutti questi avvallamenti che stanno catturando sulle loro cime il sole che sta per sorgere. Poi qua dietro questi tre monti e poi in teoria l'alba che dovrebbe sorgere, il sole che dovrebbe sorgere più o meno in questa zona. Ora, visto che io ho la necessità di capire bene come comporre la scena, magari voglio sapere prima quale sia il luogo esatto in cui sorge il sole, uso un'applicazione dal telefono che si chiama Lumos. Attraverso la telecamera del vostro telefono lui traccia la direzione del sole mostrandovi esattamente dove andrà a sorgere. In questo caso sorgerà più o meno dietro questa, nel mezzo tra questi due avvallamenti, insomma tra queste due gobbe che fa questo promontorio qua. I dati di scatto che voglio usare sono mezzo secondo di esposizione, perché comunque è abbastanza buio ancora, la macchina fotografica con tempi corti non riesce a prendere tutti i dettagli delle luci che mi servono. E quindi adesso probabilmente opterò per fare magari un focus stacking, perché con i tempi lunghi va ad allungarsi anche la profondità di campo. Io ho detto che voglio fare una foto con il fuoco soltanto sul cespuglio che vedete davanti alla mia telecamera, quindi dovrò aspettare che il sole sia sorto, di modo che io possa accorciare i tempi di scatto. Per cui adesso, visto che ho 0,6, penso che posso andare a chiudere, anzi magari ulteriormente anche il diaframma 11, quindi vado a reimpostare lo scatto di 2 secondi, ISO 100, e poi faccio un bracketing, perché comunque le luci del cielo sono troppo intense per essere catturate in un singolo scatto mettendo a fuoco il terreno. Quando mi vedete mettere il dito davanti alla macchina fotografica, non lo faccio per rovinare la foto, lo faccio perché ho bisogno di cancellare alcuni flare che potrebbero entrare e rovinare la fotografia. Quindi con una mano io vado a tappare la fonte luminosa e faccio uno scatto. Poi mantengo sempre le stesse impostazioni e rifaccio uno scatto senza la mia mano. Poi in post produzione andrò ad unire i vari livelli, di modo che io possa avere poi un'immagine che non ha alcun disturbo, non ha nessun flare di quelli brutti che potrebbero disturbare la scena. Quindi
Mamma mia, certo che il drone ha spalancato in maniera spropositata proprio le possibilità anche di fare video, di fare foto. Bellissimo. Comunque adesso non sto andando via, anzi sto andando a un altro spot che avete già visto, perché stamattina ho voglia di portare a casa un po' di roba e ho anche voglia magari di portare a casa alcuni scatti che ho già fatto, come quello che vedrete, ma in delle condizioni diverse. Ho ritrovato più o meno la stessa immagine che avevo fatto nel video precedente che ho caricato quest'estate, di cui parlavo all'inizio di questo video, e adesso ve la faccio vedere attraverso la mia macchina fotografica. Eccolo qua. La composizione sinceramente funziona, però la luce non mi fa impazzire. Secondo me è molto meglio la luce soffusa che ho trovato nel video precedente, anche perché adesso il sole è già abbastanza alto, non è tardissimo, sono le 8:30, è meno di un'ora che è sorto il sole, però già la luce comincia a essere abbastanza dura. Infatti, come potete vedere, le ombre qui sono veramente veramente nette. Secondo me è importante venire magari negli stessi posti in cui avete già scattato, perché è molto raro che voi arriviate la prima volta in un luogo e magicamente beccate proprio le condizioni più adatte. Quindi è necessario, secondo me, per un fotografo o un fotoamatore, anzi paesaggista, tornare sugli stessi posti più e più volte, perché vi dà appunto la possibilità di capire anche quale sia l'orario che si adatta di più al luogo che volete fotografare. Sto utilizzando il mio Tokina 1116, quindi un obiettivo super grandangolare che distorce particolarmente, come potete vedere, la punta di questa roccia. Infatti, se io metto la mia mano qui, vedete quanto è distorta. Questa è la caratteristica principale dei teleobiettivi, forse vi aiutano veramente veramente tanto magari a rendere un concetto di tridimensionalità e anche a stirare soprattutto magari le montagne o cose che si trovano praticamente alle estremità più opposte dell'inquadratura. Innanzitutto scusate per le cornacchie. Ebbene sì, se qualcuno di voi ha visto il video precedente che ho pubblicato sul canale sa quanto sia drastica la mia scelta di mettere il teleobiettivo, perché comunque ha visto com'è andata quella volta. Io vi dico che non sono migliorato, perché comunque è la prima volta che lo riutilizzo dopo quel video, per cui sì, è ora di fallire nuovamente. Mamma mia, non riesco mai a trovare niente con il teleobiettivo. Si ripete la stessa situazione dell'altro giorno, però girovagando ho trovato un'altra foto che poi dopo voglio andare a fare con o il 1855 oppure il Tokina 1116. Ma prima una foto con il teleobiettivo voglio portarla a casa. Adesso intanto cerco un'altra composizione, se la trovo ve la faccio vedere, altrimenti vi faccio vedere direttamente quella che ho trovato laggiù. Ok, sono quasi le 9, anzi sono le 9 passate, quindi io direi di andare a fare la foto che intendevo e poi possiamo chiudere qua, perché comunque la luce, come vedete anche dalle ombre sul mio viso, è diventata veramente veramente dura. Anche la foto che andrò a fare là dietro probabilmente non sarà una gran foto, però insomma ho visto che ci sono degli elementi che sarebbero carini da fotografare magari in un'ora un pochino più appropriata, quindi dovrei tornare un altro giorno comunque all'alba per avere una luce morbida che bagna quella zona insomma là dietro. Adesso andiamo subito e vediamo che inquadratura riesco a trovare. Ho composto l'inquadratura insomma di cui vi parlavo prima. Non è stato facile in realtà, perché questo sasso che vedete in primo piano è molto vicino in realtà al dito. Sto aspettando che adesso il sole si alzi leggermente, perché qui c'è il primo piano che è completamente in ombra
e sinceramente non mi piace, vorrei un attimino più di luce. In questo scatto farò un focus stacking, penso a un'unione di due immagini, secondo me mi basta prendere il sasso che c'è in primo piano e poi il soggetto, insomma, che rimane sullo sfondo. Mentre invece le impostazioni della macchina sono un 1/15 di secondo, quindi uno scatto abbastanza veloce, f11 appunto, per agevolare poi in post produzione l'unione delle immagini con il fuoco battuto in punti diversi, e poi ISO 100 perché come al solito cerco di mantenere il rumore più basso possibile. E anche il video di oggi alla fine giunge al termine. Io non ho più null'altro da dirvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie infinite di essere arrivati fino a questo punto. E niente, cos'altro dire? Iscrivetevi, fate tutte quelle belle robine, mi dareste una gran mano. E ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao.